Lepri, messa la palla in fallo laterale dal capitano del Padule Zaccagni. Ma probabilmente sarà Zaccagni ad andare diretto in porta. Gol di Zaccagni, si riapre il match. E anche qui profeta, buon profeta è stato Marco Bellini. L'avevi detto Marco, abbiamo molte soluzioni tra le nostre file. L'abbraccio di Zaccagni a Yanker Laurenti, il suo grande vate, se così vogliamo dire, di cui mi ha aperto la gara, 2-1. Una rete importante che potrebbe significare molto per il pubblico, una buona esecuzione da parte di Zaccagni e palla del palco. 2-1 e partita ancora apertissima. Beh, una punizione di chi ha visto tanti gol, tante azioni di Platini, sicuramente era uno dei giocatori a lui più caro, nonché Maradona, era un nato negli anni 70, questo è altro. Zaccagni ha messo in pratica, ritrovando anche un po' di verve, dunque consegnando a Di Pugno la possibilità di riaprire il match. Fallo proprio da parte dell'avanti dello United. Allora calcio di punizione, Zaccagni, parte Zaccagni, ancora Zaccagni, se ne va Zaccagni, fa tutto da solo, che gol Zaccagni per il 2-0, ed è stato proprio lui a partire dal centrocampo, davvero un'azione splendida. E poi va dal suo amico fraterno Fabrizio Laurenzi, cost to cost, da parte di Simone Zaccagni al 39esimo, e il gol del 2-0. Si chiude qui l'incontro. I migliori in campo, il capitano Zaccagni per gli ospiti, Lombardoni per i padroni di casa.